E bentornati, incredibile, su Palworld, pazzesco, incredibile e assurdo. E diciamola questa intro incredibile, dall'episodio 16 sia di Palworld che di Elden Ring vedrete che ho cominciato a rifarmare un pochino off camera, come ai vecchi tempi, incredibile. Su Elden Ring forse si noterà un po' di più perché ho esplorato un po' più zone, però anche su Palworld ci sono state delle ricche novità. È risuccessa quella cosa che ora vi farò vedere, che successe proprio nei primi episodi, che purtroppo non è mai stata ripresa dalla telecamera e non la vedrete mai, incredibile. Ho degli appuntini sus, vorrei fare un sacco di cose in questo video incredibile, ve lo dico subito. Non proveremo a fare la torre perché siamo ancora troppo deboli, ragazzi. Io ho farmato, ma per salire di livello con il personaggio, ragazzi, ci vuole una vita. Io sto ancora neanche a livello 37, secondo me per fare quella torre devi essere a livello 40, cioè io riesco a portare più i pal di livello alto che io, quindi questo è un problema. Infatti oggi spero di salire almeno a livello 37 e una mezza idea di come salire a livello 37 ce l'ho, però con calma, ragazzi, vi dico cosa ho combinato incredibile. Ho pulito l'inventario, da oggi in poi nell'inventario porteremo solo queste cose essenziali, che sono le bacche, i proiettili, ho levato le frecce, un po' di sfere, come vedete ho fatto sia un po' di verdi che un po' di gialle, l'altra pistola e il vestitino di gelo, perché io mi tengo sempre addosso quello del caldo e switch 3-2, quella normale e inutile a sto livello. E poi ho fatto, per curiosità, un succo di fiore sospetto, che questa dovrebbe essere la pozione che rimette la vita. Ne ho fatta una sola per prova e la useremo in questo video incredibile. Tra l'altro vedete che adesso ho il peso totale molto più basso perché ho lo zaino vuoto. Tra l'altro non ho mai fatto il paracadute quello di livello 2, sta cosa mi fa ridere. Facciamoci il paracadute di livello 2. Palle in squadra. Allora, ci sono state delle modifiche molto spicy, perché ho esplorato un pochino, non tanto, e ho catturato quei due pal che vi dicevo nello scorso episodio, tra cui uno che ho scoperto, mi dispiace che non è in video, però non è niente di straordinario. Il nostro nuovo team sarà Potenza, che è salita a livello 36 e continuerò a farla salire, perché secondo me lei contro quel pal elettro è fortissima. Poi abbiamo Gelina, che pure lei secondo me è forte, perché quell'affare mi pare che è drago elettro, ghiaccio e fuoco sono i due elementi che gli danno più fastidio, quindi Gelina e Potenza li porteremo sicuramente su di livello. Tra l'altro, una cosa che mi fa ridere è che Gelina io ce l'avrei al 40, però io sono basso di livello e quindi anche lei scende di livello, purtroppo. Poi ho catturato lui. Questo pal ha una quantità di abilità assurda, questo è proprio il classico pal da tenere in base sempre. C'ha pure una passiva buona, tutto muscoli, che gli dà più 30% d'attacco, non male. Lo chiameremo Verduro, che secondo me è un nome abbastanza incazzoso per lui, e il dato che lui mena ce lo vedo bene. E poi abbiamo Fang Loop, però non è quello che ho catturato con voi nello scorso episodio, quello era a livello 25, ne ho trovato uno sulle montagne, a livello 37, mi attira parecchio, secondo me questo mena come un fabbro, e dato che è una femminuccia la chiameremo Saltina. Poi abbiamo sempre artiglio, incredibile. Poi, a livello di tecnologia abbiamo due punti blu e uno viola che mi terrò, perché io vorrei farmi la sella di Saltina, però servono tre punti. Vi ho fatto questo recap incredibile, ma non è finita, ci sono altre ricchissime novità incredibili. Allora, sempre per quanto riguarda i pal. Allora, qui ho messo tre uova giganti rare, che ho trovato esplorando, e si schiuderanno tutte e tre tra poco. No, in realtà queste due tra una vita. Però almeno questa qui la apriremo insieme, quindi sarà molto spicy. Attenzione, vi dico cosa è successo. Guardate, ho catturato un Mammorest a livello 38 che io vorrei tantissimo provare con voi. Infatti ce lo metteremo al posto di Verduro per provare un po'. Questo è quello lì gigante che gira all'inizio della mappa. L'ho catturato per la prima volta perché l'altra volta l'avevo solo ammazzato, e secondo me potrebbe darci delle forti emozioni incredibili. Lui, Relaxosaurus Lux, che era in un dungeon a livello 31. E poi è successa quest'altra cosa che mi sembra canon, che è successa sempre quando non registro mai. Ho catturato il mio secondo shiny da quando gioco a Palworld, che è questo shiny qua, la farfallina shiny, che è fortissima, ha due statistiche gialle, è al 30, io cercherei di portarla su di livello, infatti l'ho messa nella base, incredibile, ed è in assoluto il mio secondo shiny, che però non sono shiny, si chiamano Lucky Pal, però pure questo è successo quando lo stavo registrando, quindi GG per noi. Non è vero, ha più attacco Verduro, ci riportiamo Verduro anche per questa cosa un po' sus. Allora ragazzi, il piano di oggi è il seguente: come vedete ho esplorato un pochino, ma neanche tanto. Prima cosa, costruiremo le nostre due basi, e come due punti sus ho scelto questo punto qua su e questo punto qua su, così che abbiamo un triangolo sus di risorse incredibili, perché avere altre due basi che poi costruirò off camera, però volevo crearle insieme a voi. Poi vorrei sconfiggere il boss qui, almeno ucciderlo, perché questo è a livello 49, non credo lo cattureremo mai con le sfere dorate. Lo ammazziamo, secondo me saliamo a livello 37, incredibile. Poi tra l'altro ho scoperto una cosa bellissima, che il gioco mi comincia a chiedere un minerale nuovo che io non ho mai trovato, che è il seguente: il lingotto di metallo raffinato.
rovinato. Ora, per fare il lingotto di metallo raffinato mi serve un minerale che io non ho mai visto, per far diventare quelli bronzi argentati. Io non l'ho mai trovato però, e mi ci potrei fare il fucile a colpo singolo, che è 100 punti più forte del moschetto, che è l'arma in assoluto più forte che ho. Allora, prima cosa, io direi di andare a costruirci le nostre basi nuove. Allora, la prima base, come punto sus, ho scelto questa zona qui, che è molto molto carina, vi faccio vedere. Ecco, perché ci sono un sacco di minerali incredibili, quindi secondo me questo potrebbe essere un punto sus. Eccola qua, che dite ragazzi? Guarda che bel posticino, me ne sono innamorato, c'è il laghetto pure al centro e ci stanno un sacco di blocchi di minerali. Questo secondo me potrebbe essere un punto veramente incredibile, pazzesco e assurdo per fare la nostra base incredibile, e direi di farla qui in mezzo, che dite? Ovviamente qui poi mi dovrò mettere a fare i lettini e tutte queste cose incredibili. Allora, una cosa che vorrei fare però, allora, se io ad esempio facessi, ci vorrei mettere i cinghiali, perché i cinghiali mi prendono i minerali incredibili. Potrebbe essere secondo me una cosa interessante. Ok, si stanno impegnando duramente. Allora, io metterei qualche borsetta qua a sto punto. Si arrabbieranno i miei pazzi e li lascio qua, così. Ragazzi, con calma renderò queste basi un pochino più vivibili. Ora, dobbiamo andare dove avevo fatto l'altra mia base, distruggerla e farla nell'altra zona. Quindi dobbiamo andare qua. Ora io devo distruggere questa perché, come vedete, è troppo vicina a questa. Invece la preferirei in questo punto sus, così copro più zone. Molto bene, quindi adesso non abbiamo più questa base. Andiamo al teletrasporto e andiamo a costruire l'altra base. Allora andiamo qua giù a fare la nostra seconda base. E questo è l'altro punto, come vedete, incredibile. Qui ci sono un sacco di minerali sus. Direi di farlo qui, secondo punto incredibile. Anche questo è fatto. Il piano è sicuramente ammazzare quell'affare lì, boss al 49, che è l'unico boss che non ho neanche provato a uccidere. E secondo me eliminarlo, se ci riusciamo a catturarlo, non credo proprio. Però anche se lo uccidessimo, sta al 49, secondo me potrebbe farmi salire finalmente a livello 37. Il prossimo episodio sarà esplorazione violenta, perché intanto la torre non la possiamo fare. Bisognerà avere i pal al 50. Saliamo di livello con la torre di cattura dei pal incredibili. Dai, yeah. Yes. Molto bene. Siamo a livello 7. Uovo ardente gigante. Ti prego, dammi soddisfazione. Abbiamo trovato un altro Bladesoul Noct. Vabbè, è lo stesso che già c'ho. Vabbè. Aliante Mega. Finalmente possiamo avere un aliante serio. Certo, quello è fuoco. Io mi sto portando un pal di fuoco. No? Probabilmente finirà molto male. Però proviamoci, dai. Spostamento rapido. Proviamo ad eliminare questa creatura assurda. Potenza ci servirà, ragazzi, tantissimo, secondo me, contro il boss della torre. Per quello sto cercando di boostarla più che posso. Perché è un po' tank. Fa danni di fuoco. Insomma, poi c'ha quell'attacco esplosione magmatica con le meteore, che è fighissimo. Certo, il fatto che loro ti mettano questa specie di boss al 49 mi fa un po' pensare che forse catturare lui sia la cosa più utile per il boss. Ma il problema è che noi non gli facciamo danno, e quello è il grande problema contro la terza torre. Il fatto che noi non gli facciamo danno, cioè i palle un po' il danno glielo faceva, ma noi proprio niente, ragazzi, niente. Sicuramente mi sono scelto, penso, la squadra peggiore, ma non ho tanti pal d'acqua, e quello è il problema mio. Quindi sarà emozionante. Vabbè, se la vedo brutta scappiamo, lo dico proprio alla velocità della luce. Mamma mia, ragazzi, secondo me è un toro questo, in tutti i sensi. Tra l'altro il suo design mi piace tantissimo. Gli ho levato 12. Mamma mia, ragazzi. Ok, gelina non sta andando male. Ok, noi dobbiamo stare assolutamente a distanza di sicurezza di tipo di 4 km più o meno. Ora con calma, ragazzi. Vai, gelina. Ok, così siamo al sicuro. Ok, gelina non se la sta cavando male. Ok, ragazzi, forse l'abbiamo glitchato. Mandiamo saltina. Vediamo come se la cava. Ok, non è terribile danno. Allora, ragazzi, mamma mia. No, scappiamo, via. Allora, avevo beccato quel muro di roccia che lui non mi poteva colpire. Poi mi sono mosso da bravo fagiano e mi ha colpito malamente. Come avete visto, il danno è importante. Allora, non abbiamo niente di rotto. Allora, io direi di tornare, sperando che, come dire, si resetti un po', eh. Ok, si è resettato. No, ragazzi, non sta andando bene. Allora, il lato positivo è che si resetta facilmente. Gerina gli fa danno, quindi, perché lui fa un danno che è assurdo. Ci vorrà una vita, ragazzi, probabilmente vi taglierò tutto, eh. Ah, mi ha ammazzato Gelina, perfetto. No, non credo si possa fare. Sono stato troppo fiducioso, ragazzi, non è possibile. Beh, uno che si chiama il tiranno del purgatorio, come dire, cosa ti aspetti?
A meno che c'è un trucco per incastrarlo, ma non è possibile. Va bene, ok, va bene, va bene, va bene. Non è una cosa fattibile, va bene, ragazzi. Ok, piano B per salire al 37. Esplorazione, catturiamo qualsiasi forma di pal nuovo e saliamo al 37. Torniamo un attimo alla base e facciamo riposare Gelina, perché penso ci vorrà un po' prima che ritorna in vita, quindi non possiamo usarla, però. Gelina, allora, la nostra adorata Gelina, come possiamo fare per farla tornare in vita velocemente? C'è qualche trucco sus? A parte farla mettere a riposare? Come ho detto, allora, amici belli, ripariamoci l'elmo e andiamo all'esplorazione pazza, prima di chiudere l'episodio, nella speranza di trovare qualche pal che non abbiamo e magari salire di livello incredibile. Io continuerei qui sopra, tipo qua in mezzo, sta roba qua, proviamo. Qui ho trovato lo shiny della farfallina, in mezzo a questi gruppetti da tre. Ragazzi, sono trovato un sacco di uova giganti, io non so se hanno messo nell'aggiornamento che le trovi più facilmente, io non l'ho mai trovato queste uova giganti tutte insieme, eh. Oggi ce n'ho veramente un botto, spero di trovarci roba interessante però dentro, eh. Caverna dei fedeli? Ah, c'è un boss dentro? Mi dice che c'è un'ape? Elisby al 31? Va benissimo, ce l'abbiamo già l'ape regina, ma va bene uguale. Allora, è al 31, però ci sono i suoi amichetti, eh. Questa è una cosa un po' sus. Allora, io direi di fare una cosa un po' violenta e incredibile. Io lancerei potenza, alla grande. Vai. Vai potenza, usa l'attacco sus, incredibile, mamma mia, potenza, incredibile! Mi piace tantissimo potenza. Ammazza che attacco assurdo! Ok, tornadini sus. No, 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 via, via, schiviamo, schiviamo, via, via, schiviamo scutto, via, via. Ok, miele. Ok, vai Verduro. Verduro mi fa troppo ridere come nome, è fantastico. Guarda che figata, fa questo attacco sus, è interessante. No, 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 non mi avvelenare, ti prego. La cattureremo, ovviamente, ci proveremo. Siamo un'Avisa, va? Ok. Cavolo. Vai Nagisa! Ok. Ho calma. Nagisa, devi fare un po' di danno però, stellina mia. Fai un colpo importante. Niente, ragazzi, quest'ape regina ha detto di no. Proviamo dorata, una sola. Ok. Bene. Niente, ragazzi, non siamo ancora saliti di livello. Si continua. Ragazzi, io continuerei ad andare avanti, troveremo un altro boss, non lo so. Gobfin. Ah, questo lo vendeva il mercante, però non ce n'ho neanche uno di Gobfin. Bello che ha uno di vita e non lo riesco a catturare, ragazzi. Ste cose mi fanno sempre morire. Oh, grazie, un Gobfin. Che figo è lui! Questa è l'area dei Gobfin, mi state a far capire. Siamo saliti di livello, tra l'altro, questa era la cosa più importante. No, ma volevo catturare pure quell'affare, ragazzi. Mi spiace, ma mi fanno ridere perché sti cose mi ricordano i Marlock di World of Warcraft. Ok, gli abbiamo dato pure fuoco. Una... Dai, che c'è pure uno di vita. Dai. Ok, meno male. Ok, questo non ce l'avevo. Ragazzi, quest'area è l'inferno, ma ci sono solo Gobfin. Assurdo. Warsect. È un insetto fichissimo. Possibile che è il primo pal insetto che abbiamo trovato? Comunque stavo pensando che se dovessi dare l'achievement a pal più difficile da catturare e nel risultato poi è una merda, credo sia Robin Quill. Che livello è il nostro simpatico amico? Livello 30, beh, easy, dai su. Ma è bellissimo! Un cavolo di scarabeo rinoceronte! Però stammi lontano perché secondo me fai un danno assurdo, eh. Mettiamo Verduro. Verduro, vai, amico tuo questo, dai, dai. Vai Nagisa, colpiscilo con un po' di colpi elettrici incredibili. Pazzeschi e assurdi. Beh ragazzi, quando hanno 4 di vita ma devono continuare a combattere è assurdo. È veramente assurdo. Ok, meno male, va. Molto bene. Abbiamo un sacco di punti, fammi pensare. Elmo di metallo raffinato. Ah, vedi, cominciamo a sbloccare cose importanti. Fabbrica produzione in serie di sfere pal per 2. Sella di Fang Loop potrebbe essere qualcosa di simpatico, secondo me. Allora mi farei l'armatura elmo, ragazzi. Nella speranza che io trovo il modo di fare questo minerale nuovo e farci le armature nuove. Ragazzi, che cosa siamo voi? Ci vediamo al prossimo episodio incredibile. Woo!